Adriano, buongiorno, benvenuto sulla cosa. Buon pomeriggio, grazie tanto. La casa in alluminio di cui abbiamo parlato ha suscitato moltissimi commenti, grande interesse. Ci sono ovviamente un po' di domande che poi i nostri amici in chat vorranno farti. Ci sono addirittura, pensa, c'è uno studente universitario che ha fatto una tesina all'università proprio su questo tipo di costruzioni. Quindi credo che ci siano molte persone davvero davvero interessate a quello che stai per dire. Io intanto vorrei che ci raccontassi un po' davvero chi sei, come mai te ne sei scappato dall'Italia e come possiamo raccontare bene questo progetto proprio con la voce di chi lo ha inventato. E poi dopo, con calma, magari fra una decina di minuti, un quarto d'ora, comincerò a farti delle domande che tanto invito i nostri ascoltatori a farci sulla chat. Beh, insomma, dopo la grande guerra, i miei sogni, che volevo diventare un grande pilota, perché io sono discendente da famiglia di piloti, e purtroppo niente, la guerra mi ha rovinato la mia passione e ho dovuto darmi da fare. E darmi da fare, l'unica cosa era, prima di tutto mi interessava molto le costruzioni e l'architettura, e in Italia i primi passi che l'ho fatto in architettura con la scuola di architetto. Il professor Innocenti mi ha insegnato molte cose, quali le costruzioni poteva essere il futuro della mia vita. Però, nonostante questo, evidentemente mi interessava la fisica e la termodinamica. E per questo che la regola la nostra vita. E per questo mi sono... scusami l'italiano, perché mi stavo dicendo una parola spagnola, imperrato su queste, sulla fisica, e naturalmente mi si sono dato 45 anni di vita sempre studiando innovazioni nel campo delle costruzioni. E evidentemente mi sono dato conto che la casa come la stiamo costruendo ancora ad oggi, sia che viene da un passato naturalmente forse di interessi o di problemi commerciali, evidentemente non si è mai pensato al fatto di creare degli edifici che possono essere delle macchine termodinamiche, come sempre ripeto, e produrre la propria energia, quella che è necessaria per la casa. E di lì monta e smonta dalla scuola dell'università. Sono venuto qui con tecnologie in Spagna perché mi hanno richiesto, ho scritto degli articoli sul trasporto del calore a distanza delle prime centrali termiche alla distribuzione del calore in grande urbanismo. Evidentemente hanno letto degli articoli e sono venuto qua. Non sono venuto con la valigia, con la corda, per supposto, sono venuto forse appoggiato a una porta, li chiamiamo degli interessi di una Spagna che cercava una strada dentro la sua identità di innovazioni, e mi hanno accettato, e viene una volta, vieni due, e mi sono fermato. Evidentemente in Italia certe cose a quell'epoca non si potevano immaginare, e qui mi hanno aperto la porta. Sono stato forse il primo al mondo esattamente di fare delle installazioni col rame che cominciavano a farlo solamente per l'acqua calda, mentre io ho fatto dei grandi centri di grande urbanizzazione qui con 1000, 2000, 3000 radiatori, usando del rame di 8-10 mm di diametro, e di lì mi sono preoccupato e sono andato avanti. Quindi mi sono costruito un laboratorio prima in scala piccola, la scuola università di Sabadell, scuola di architetto, ho iniziato i primi passi costruendo un edificio di 100 metri quadrati, però per la gente non bastava, stavamo in un mondo ancora di incredulità, di diffidenza. L'economia, per supposto, era quella la base del costruttore, e l'energia non ne fregava un tubo. Allora la benzina costava 9 pesetas al litro, in Italia costava un poco di più, però adesso siamo a 100 pesetas, pardon, in questo siamo a 1,50 euro, quindi
pensato che l'energia era una cosa indispensabile. Che è sempre molto meno di Scusami, quello ecco, che la questa è stata un paghiamo po' in Italia. l'introduzione, potrei scrivere un romanzo. No, ma certo, perché io poi ti volevo portare ad una delle domande che ci hanno fatto subito, che ti dicono: guarda, hai fatto bene ad andartene dall'Italia, ma io vorrei capire il perché, se gli spagnoli sono stati così intelligenti nel capire che dietro a questa tua invenzione, a questi tuoi progetti, a questi studi di una vita c'era dell'interesse, perché secondo te, senza voler essere per forza polemici, ma perché l'Italia non ha capito? Quali sono gli interlocutori che non hai avuto? Le università scientifiche, università di ingegneria italiane non ti hanno proprio considerato? Perché secondo te? Ma io non lo so, me lo sono sempre domandato, però ho sempre visto che c'erano dei grandi interessi, movimenti, c'era delle, a livello universitario c'erano dei professori che l'importante era copiare uno dall'altro, forse anche il lavoro degli alunni per prendere merito. E io queste l'ho provate, anche provate su carta mia. Non voglio fare i nomi perché sono polemiche che non Sì, finiscono più. certo. Io vengo in Italia, ho dato conferenze all'Euro, eccetera, eccetera, cercando di spiegare, purtroppo, evidentemente, chiaro, era un italiolo che entrava, con un italiano macaronico, perché evidentemente io non sono più buono a scrivere una lettera in italiano, perché quando ci sono le doppie non so dove andare a trovare. Però mi conoscono in tutte le parti, sono stato in Stati Uniti, sono stato in Canada e ho viaggiato sempre con innovazioni, sempre, il mondo mio e la mia inquietudine, forse la mia morte, ma sono contento di questo, sono contento perché la mia curiosità non è diventata da Pinocchio, ma di fare delle cose sulla propria carne, provarle per sapere, sentirti bruciare, perdere e sapere che l'illusione il giorno dopo. Hai perso l'illusione della mattina per poterla avere poi il giorno dopo, ecco la verità. Allora, E quindi lo posso fare un riassunto, Adriano, perché insomma a me sì. appassiona moltissimo poi anche la storia della tua vita. Abbiamo avuto modo di conoscerci, l'ho già detto anche in onda. Noi non ci conosciamo, in realtà ci siamo conosciuti la prima volta neanche un mese fa. Cerco di fare un riassunto, così eventualmente mi correggi se sbaglio. Allora, l'ingegnere Adriano Trimboli, in una vita di studi, vi ha spiegato la sua passione per l'energia, per la termodinamica, la termomeccanica, tutte queste cose di cui ha parlato prima della sua introduzione, lo ha portato a ipotizzare e poi realizzare. Perché c'è già un prototipo, ma ci sono già alcune case costruite a Ibiza e comunque ne ha una che poi abbiamo già fatto vedere nel video, di una casa assolutamente passiva che con i suoi pannelli solari sul tetto ed essendo costruita con sia i muri perimetrali che il soffitto che i pavimenti in alluminio, con delle intercappedini in questi pannelli di alluminio che sono, attenzione, assolutamente intonacabili, poi vi faremo rivedere la casa fatta e finita, sembra una casa in mattoni, in realtà essendo costruita con queste pareti con le intercapedine, all'interno ci sono una serie di, cioè un sistema di tubazioni che garantisce il fatto che se c'è un'escursione termica tra dentro e fuori, cioè d'estate l'energia raccolta dai pannelli solari faccia sì che si possa portare a abbassare di 8-10 gradi la temperatura interna all'interno di questa abitazione e viceversa nell'inverno avere questo scambio di calore che porti il caldo all'interno della casa mentre fuori la temperatura è più fredda di 8-10 No. gradi. Intanto salutiamo anche la signora Nanda, la moglie di Adriano, che vediamo che sta passando. Allora, ho spiegato bene, Adriano, non ti preoccupare, se vuoi prenderti 2 minuti perché devi confabulare con tua moglie, fallo pure, non ti preoccupare, che la nostra diretta non è come se fossimo in una televisione con i tempi tecnici e gente che rompe le scatole, quindi siamo assolutamente sei tra amici. Pensa che qualcuno ha anche detto che vorrebbero farti Presidente della Repubblica. Dunque, sta a sentire, ho avuto un momento Non ti di preoccupare, panico più che con mia altro, moglie. sì, infatti la sentiamo. Saluta la Nanda e dille adesso: Nanda, per favore, stai zitta un secondo che devo spiegare ai nostri amici italiani che cos'è la casa solare in alluminio. L'hai spiegata perfettamente bene. La lezione l'hai imparata in quel brevissimo tempo che mi hai dato, perché no, hai occupato solo un'ora del mio tempo quando almeno ci voleva una settimana. Io ti ringrazio di questo, però devi partire da una base. Parliamo di energia e parliamo di case. E quindi il problema per me è semplice. L'energia è la base praticamente di tutto, è logico. Però bisogna anche costruire la casa che usi molto poca energia per poterla costruire e che nello stesso tempo ci dia tutti gli assiomi della sua tranquillità e della sua costruzione. Quindi a che cosa vorrei dire?
questi anni che ho passato, in questi ultimi quasi 15 anni, l'ho passati a vedere la costruzione in se stesso. Come ho detto anche, deve essere come una macchina termodinamica, nel quale, per esempio, sta casa non ha le ruote come un'automobile, però bisogna metterci queste ruote che si trasformano in componenti e che si deve costruire già la casa a priori per risparmiare energia e che la stessa casa produca energia. E questo è stato tutto lo studio. Quindi eliminazione di prodotti, i mattoni, i blocchi di cemento, le pareti che sono diventate queste di cemento armato per costruire, sono masse di grande quantità enorme di materiale, di una massa inerte che non serve per niente. Serve solamente per proteggerti provvisoriamente, ma che non entrano i ladri, però non ti protegge da niente, non ti protegge da niente. Trasporti, lavorare la terra, produrre cemento, L'acqua, aprire certo. montagne, acqua, carica, scarica, per poi portarle a piedi di una casa e uno per uno per uno per uno l'uomo con la sua tripetta, quale fa, mi immagino il muratore, mattone per mattone metterlo su, calcia, cemento, portami l'acqua con gas, si ingassa e praticamente si costruiscono i muri. E questa è stata la mia inquietudine, il mio modo di vedere le cose. E questi ultimi 20 anni, finalmente, la casa che hai visto tu, è il compito finale, cioè è l'esame finale, la mia tesi di laurea, chiamala come vuoi, come sognatore, però questa è la verità. Allora io so che la casa si può costruire in breve tempo. So perfettamente che posso avere un prodotto che lo posso riciclare al 90%. So se litigo con mia moglie, posso smontarmi la casa o farla metà per lei, metà per me. Cioè, vedere tutte quelle conseguenze Vista che così non sono. è male per le coppie che litigano con la casa in alluminio, in effetti si può anche decidere questa cosa. Adesso non litigate in diretta, mi raccomando. Nanda. No, sta tranquilla, no, la Nanda è qui tranquilla vicino a me, è il mio portafortuna. Senti, ma come rispondi, per esempio, io faccio l'avvocato del diavolo, no? Allora, noi abbiamo detto che con questa casa in alluminio solare e in alluminio possiamo appunto eliminare il problema dei mattoni, eccetera. Ma chi dice che l'alluminio comunque per produrlo si inquina? Come possiamo rispondere a questa Certo, ma banale critica? no, non è banale, è un ragionamento sano, è logico, la bauxite bisogna lavorarla per tirare fuori l'alluminio e in questo costa sia come prodotto di minerario come prodotto di trasformazione che usa praticamente l'alluminio si produce con una massa con l'elettricità, non è che col carbone o con altre cose. Però c'è un fatto che sì, evidentemente inizialmente abbiamo un costo energetico. Però abbiamo anche un prodotto riciclabile nel quale gli scarti del riciclabile sono una perdita, ma non tanto rilevante con altri prodotti. Se noi prendiamo dei mattoni, prima devo prendere la terra, poi lavorarla in una filiera particolare, fabbrica di mattoni, essiccarla, ammontonarla, caricarla, trasportarla e poi metterla uno sopra l'altro. E poi a finale di questo ciclo devo arrivare con la ruspa e butto giù, praticamente, chiaro, questi detriti come li uso? O li porto a buttamare oppure faccio dei sottofondi di strade, però non ci sono i valori reali in gioco. Mentre un prodotto, in questo caso l'alluminio, potrei pa parlare di tante altre cose, anche di plastiche, però non è il momento, le abbiamo usate, però è tutto un cambio, plastiche vuol dire petrolio. E allora, perché l'alluminio? L'alluminio è un materiale nobile, un materiale che ha una certa qualità e anche una certa affinità, e quindi è anche un superconduttore. E questo che mi permette di alleviare e ridurre i costi, perché evidentemente la costruzione, integrando e generando energia, io posso assicurarti, questi possiamo dare, perché ho avuto l'esame di 10 anni di studi con l'Università di Ferrara, con l'università, la Max Planck di Berlino, con il centro aerospaziale della Germania, ho provato pezzo per pezzo tutti questi elementi, hai lavorato in una maniera o nell'altra. Però Certo. c'è anche un altro fatto che ti permette, anche come cantieristica, come movimento di materiale, grue,
betoniere, è tutto un assieme di Certo, c'è queste un indotto cose. per costruire una casa canonica, diciamo, con i mattoni, quindi cemento, eccetera, c'è bisogno di far lavorare un sacco di persone, quindi produzione di CO2, spreco di energia. C'è una domanda secca che ti fa Sì. Nicola Lauriero. Una domanda per l'ingegner Trimboli. Per la resistenza meccanica della casa, per esempio in zone a rischio sismico, ci sono delle indicazioni particolari? Questa casa è resistente? Beh, per supposto, certo, non voglio arrivare a chiamiamo che, ai sistemi dei giapponesi prendendo le cose, cioè io sto parlando come un costruttore semplice e come sistema di costruzione. Io non obbligo l'architetto a certi assiomi del sistema dell'alluminio. Evidentemente lo scheletro io l'ho fatto in alluminio per una simulazione reale, in campo reale, di 3 piani di un edificio. Evidentemente l'architetto e il sistema di costruzione che io sto insegnando è una robotizzazione, però non una prefabbricazione. Robotizzare è molto distinto di prefabbricare un edificio. Le roulotte, i container, quegli olandesi che sono abituati da un container, mettono la porta dietro e la finestra davanti. No, l'arte dell'architetto non viene plagiata dal sistema. L'architetto dona il suo progetto, la sua creazione e io le costruisco l'edificio dentro la sua struttura. La struttura, l'scheletro può essere di alluminio, può essere di acciaio, può essere di cemento armato, può essere di legno. Tipo la tirolese, tutte quelle abitudini, non esce fuori da questo ritmo, semplicemente muri, le chiusure dei muri, i perimetri, anche i pavimenti vengono determinati con il suo sistema d'accordo con l'architetto. Ecco, con Ora, questa risposta hai risposto sì. forse implicitamente anche ad un'altra domanda. Per esempio, in Italia, e questa è una domanda che è già riaffiorata alcune volte, ci sono dei grossi problemi di burocrazia e di legislazione Sì. incredibile, lacci e lacciuoli. Qualcuno diceva, però ecco, ci vogliono anche delle prove tecniche obbligatorie perché c'è un problema nella costruzione di questa casa. Ci vorrà ovviamente l'asseverazione di un tecnico abilitato e poi una sorta di collaudo perché altrimenti in Italia, per esempio, non te le farebbero costruire in maniera così semplice, o sbagliavo. Ma lo capisco, no, no, tutt'altro. Ogni novità, anche se fosse la più stupida, sempre hanno bisogno di una certa sequenza burocratica. Per supposto io non pretendo che dall'oggi al domani i sistemi miei, anche il telefonino, 20 anni fa io ce l'avevo a portatile, mi pesava 10 kg e mi sembrava di aver toccato la luna. Invece oggi come oggi io sto indicando un mezzo, un modo, una forma che con un sistema di produzione, di un elemento dal quale è semplicemente un profilo, come tu stavi indicando, questo profilo mi permette di fare pavimenti radianti, zoccoli radianti, intercambiatori freddo e caldo, e praticamente fare tetti attivi o passivi, o intercambiando sulle quattro facciate, dare alla casa una vita. Non è una casa domotica che mi accende il gas o mi ferma il riscaldamento, è la casa che vive. E che risparmia energia e vive in simbiosi con l'uomo. Ecco dove ti può produrre una casetta come tu hai visto, oppure una casa a multipli piani. Per esempio, l'edificio che ora si sta preparando per l'Italia, in Sardegna, probabilmente prototipo di BioFarm, progetto mio, equivale praticamente a un edificio di 400 metri quadrati per 4 piani, a un risparmio e a una produzione energetica di 420.000 kg di gasoil risparmiato all'anno. Mamma mia. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io, impiegato che guadagno praticamente poco, posso anche comprarmi una casa che costa il 50% meno di quelle che costano oggi, che naturalmente senza togliere gli utili all'impresario o al costruttore. Il problema è semplicissimo. Io domani mattina, giovane, in questo caso la mia età, cioè se è una bella andata, l'età mi ha superato in anni, però posso aprirmi un mutuo, ma non più di 100-200 mila euro.
un mutuo di 50.000 euro che le può pagare, però lo sta pagando perché a finale dell'anno ha risparmiato, in questo caso su 100 metri quadrati, 2.000 euro di risparmio energetico. Certo. Ecco dov'è la storia. E si può dimostrare. I numeri che io ho dato non sono numeri che li do io, perché io do abbastanza numeri, sogno alla notte, alla mattina, non è che gioco all'otto. Ti contatterò allora la notte se me li cedi un paio di questi numeri. Io non ho mai giocato perché non ci credevo, ma se mi dai dei numeri buoni ce li giochiamo. Ma io ti do i numeri di poter dire come vedere la vita domani, e non la sto seminando per me solo. Io vivo abbastanza bene, ho i miei problemi che tu conosci a fondo, Certo. ma non è questa la ricerca dei soldi per poter fare il grandasso con delle Ferrari, in assoluto. Anzi, ben vengono le Ferrari che lo sappiano guidare la gente. Io evidentemente vorrei il benessere degli altri, ma benessere perché vorrei lasciare qualche cosa che si possa migliorare. Senti, Si possa Adriano, migliorare. qualcuno faceva un commento in realtà perché forse non ha visto tutto il video. Diceva: l'unico difetto di questa casa è che è un po' bruttina, perché probabilmente ha visto solo lo scheletro del prototipo. Prototipo in italiano, ma in spagnolo si dice prototipo, ormai mi sono abituato. Vogliamo dire che in realtà questo è il concetto di una casa viva, ma che evidentemente deve interfacciarsi con il disegno dell'architetto. Uno, se vuole, se la può fare anche rotonda col due comignoli. Cioè, lo può realizzare esattamente come vuole. Io vorrei indicarti, non so se è possibile, abbiamo fatto un nostro web che lo sto aggiornando ogni Sì, giorno. no, dacci il sito che E lo facciamo vedere in tempo reale in diretta, ci mancherebbe, anzi, se me lo dai lo allora, facciamo se vedere tu subito. vai, Dove? W elevata alla 3, e poi IBE, cioè Italia, Barcellona e Spagna, IBE, sì? ingegneria, tutto attaccato, ingegneria. Sì? .com. Allora, vediamo se lo trovo. Non ho capito il W elevato alla 3, sarà www. Ah, guarda. Ma sai, posso contare anche sulle dita, purtroppo non me le ricordo, allora ho detto vai alla Allora, tre. aspetta, IBE ingegneria non l'ho ancora trovato, ma l'avrò scritto male, probabilmente. In spagnolo, ingegneria. Aspetta, vediamo se lo Italia, leggo. Barcellona, IBE. IBE, e l'ho scritto giusto, non riesco a trovare il sito. Vediamo se me lo faccio dare da Stefano, No, non che so solo che c'è. IBE, IBE. IBE, ingegneria, tutto attaccato. in Ingegneria. ria, vediamo un po' se si vede. Aspetta, Allora, tanto se qualcuno in chat lo trova e me lo linka, perché io in questo momento non riesco a trovarlo, se lo avete capito bene, vediamo se qualcuno l'ha trovato. Intanto te l'ho detto che qualcuno ti vorrebbe presidente della Repubblica al posto di Giorgio Napolitano, è una battuta, ma io te la butto lì. Ingegner Trimboli, sei un grande, da Danny Legnano, che meraviglia, un genio, insomma ci sono moltissimi commenti. Allora, No, no, non mi far piangere, bene. giuro, non, Ibe, no, no, io ti dico quello che stanno scrivendo. Qua non ce n'è piaggeria, nel senso che quello che stanno scrivendo io te lo leggo. Allora, Ibe Ingegneria, Industria Biotecnica ed Energia, è questo? Sì. Esattamente, sì. E li vedi, progetti del presente, progetti del passato, progetti del futuro. C'è scritto, da cliccare su vari siti, c'è anche tutti gli schemi, il processo come si sviluppa, e vedranno gli edifici. Certo che io ho fatto degli edifici, scusami, che adesso lì non sono rappresentati, però i primi cinque edifici sono di carattere di circa 180 metri quadrati l'uno, come laboratorio, Ecco, e dimmi dei dove quali posso, dove già 30 anni vado. fa. No, no, prego, prego, scusa, Ah, ecco, continua. ce l'hai già. Sì, vedi che nella finestrella c'è il sito. Dimmi dove vado a cliccare, così facciamo vedere anche a le persone che ci stanno seguendo che cos'è il sito, come è fatto. Guarda, andiamo a vedere. Ecco, BioShelter, vuol dire sistema. BioShelter è una casa protetta, uno scudo che protegge, la quale, e questa è la casa finale. E vedrai che c'è anche l'edificio, c'è un edificio da
di un piano e c'è un edificio a molti più piani e Ok. vedrai che c'è un famoso volano che tu conosci. Sì, certo, quello di cui non si può E ancora quindi parlare. questo edificio, no, guarda, fra un mese, guarda, in questi giorni sono molto allegro, mi sento milionario di idee, le mie notti insonne sono finalmente Produttive. più lievi, ho avuto dei risultati tremendi, non vedo l'ora e ti chiamerò, sarai la prima persona a darle questa Grazie bella Adriano. notizia, Io sono molto la prima contento perché persona. qua sulla cosa ne abbiamo parlato molto spesso di energia potenzialmente infinita e a costo zero. Sanno perfettamente di cosa si parla perché abbiamo fatto vedere, partendo dagli studi di Tesla, spesso e volentieri dei progetti assolutamente incredibili. E Adriano, l'ingegner Trimboli, ha costruito una di queste cose proprio in casa. Ma non vi svelo nulla perché, appunto, come vi ha appena detto, grazie ai risultati che ha conseguito in questi ultimi giorni, vi faremo vedere poi in tempo reale quello che è successo. No, io penso che molto presto si può passare alla fase già industriale e portare questo prodotto. Io non ho inventato niente. Parliamoci chiari. Einstein ha detto la sua che l'energia è uguale alla massa, eccetera, eccetera. Gauss, Maxwell, tutti i grandi assiomi della scienza mi hanno insegnato qualche cosa. Quindi diventato, non c'è niente. Tutto quello che può essere associazioni di idee, miglioramenti di tutto questo, ci copiamo uno con l'altro, ma io non ho copiato niente, ho imparato un poco quello che la fisica mi ha insegnato, quello che è la vita. E allora da questo deve fare. Il mio life motive è di che dire che la casa può essere costruita in una forma, deve costare meno, deve generare energia ed emozioni, emozioni anche, perché vivere lì dentro e sapere che devi pagare l'affitto, devi pagare la rata a finale del mese è un tema molto importante. E le emozioni sono quelle di poter dire: oh, questa settimana non pago la luce, non pago il gas, perché sono riuscito a farlo l'economia, la casa mia stessa che me l'ha ridato. Senti Adriano, Dario Stellato ti fa una domanda per l'ingegner Trimboli. La casa in alluminio, ingegnere, dove c'è poco sole e tanto freddo, funziona bene? Perché l'alluminio, è vero, scambia molto bene e assorbe anche il freddo se sono in montagna all'ombra, o funziona anche con basse temperature? Per supposto, teniamo presente una cosa: se io qui in Spagna, esattamente in Ibiza, ma io non è che ho costruito a Ibiza, io sono venuto a Ibiza per creare un nucleo dove dimostrare che una isola senza infrastrutture, salvo quella delle discoteche, si può creare un abito, o chiamiamolo così, un urbanismo autosufficiente senza ricorrere ad altri sistemi che hanno delle infrastrutture già connesse. Punto A. Però a parte tutto questo, potrei andare ne nelle isole del sud d'Italia, poter creare centri di recupero dell'energia in una forma o nell'altra, perché l'ho studiato tanto per Ibiza come per altre cose. Però la domanda che mi ha fatto questo signore è pertinente, perché esattamente a Sabadell noi abbiamo delle temperature d'inverno di Catalogna, in questo caso sono temperature 5 gradi sotto zero. Se andiamo nel Trentino abbiamo 15 gradi sotto zero. Evidentemente considero questo salto termico 15 gradi sotto zero per avere 25 gradi nell'interno, sto parlando del Trentino o più al nord del Trentino. Il problema è semplicemente questo: quante ore di sole abbiamo durante il giorno nel Trentino? Supponiamo 1200, 1300. Bene, queste 1300 ore sono effettive. Non c'è più bisogno di andare a 80 pannelli solari che vengono fatti in vuoto, che costano l'ira di Dio, a 70-80 gradi. Non c'è più bisogno. Non c'è bisogno che il radiatore sia a 70-80 gradi. Per questo che ci sono già i pavimenti radianti, che si conoscono bene. Però possiamo andare ancora a più basse temperature di partenza, 40-50 gradi. L'importante è che sottoterra, dove c'è la casa, l'hotel o la villetta che ci sia, sappiamo perfettamente che quando fuori è 15 gradi o 20 gradi sotto zero, sotto la casa mia sarò a 0 gradi o più 5, parlo di sotto senza nessun apporto di energia. Questi 5 gradi per me sono sufficienti ad aggiungere altri gradi che ho presi dal sole per quelle 2 o 3 ore,
e cercare di stoccare questa energia in modo e maniera di compensare il salto termico. E anche se metto in circuito liquidi a 15-18 gradi, ma me ne manca 7-8, trovare il sistema per raggiungere questi 7-8 ore attraverso altro sistema che tu conosci bene, che si chiama l'IMSA. Tutto perché è alimentato dall'energia solare. Ho capito A questo perfettamente, quindi il signore. concetto è quello di imparare non solo a costruire una casa che sia in grado di acquisire e produrre energia, ma di imparare a non disperderla, quindi il grande Imparare a senso dell'efficienza. Certo. saperla immagazzinare e distribuirla. Io ho pochi liquidi in circuito, li riscaldo e non ho bisogno di mettere i radiatori per scaldarmi il culo quando c'ho freddo e mi ci metto il culo a 70-80 gradi. Scusate la volgarità, ma a volte mi incazzo. Il problema è semplicemente questo, è semplicemente la mia non è più teoria, sono esperimenti di 40 anni. E questi ultimi mesi sono uscito fuori come le lumache quando piove, ho tirato fuori i cornini. E grazie a te che mi dai questa informazione, perché ho paura, io non ho paura della gente, ho paura dell'ignoranza. Ti dico un commento che mi è appena arrivato, anzi duplice. Uno, ciao prof, perché ormai sei già prof, non sei neanche più ingegnere, sei già prof, sei una bella persona. E sotto Nakazora scrive: la prova che anche a 90 anni si può essere un baldo giovanotto con lo sguardo rivolto al futuro. Ed Questo è è quello questo che. che ti aiuta a vivere. Senti, ti aiuta una domanda di Davide Angelini. Dice: buongiorno, ingegner Trimboli, sono un geometra. Io credo che questa tecnologia possa essere utilizzata anche in Italia. Ad esempio, si possono utilizzare per la ristrutturazione di un manto di copertura e sfruttare l'energia prodotta per i servizi della casa. Abbiamo bisogno solo di un committente che sia disposto a provare questa tecnologia. Come saprà bene, ingegnere, il suo prodotto deve essere certificato CE. Se vuole essere commercializzato, se infine qualche ente rompe le scatole e si svuota l'impianto e se mantiene la copertura in alluminio. Insomma, questo credo che sia un problema che forse avrai già affrontato. Io c'ho il TUV, mi è costato 62.000 euro per avere la licenza TUV. E l'Istituto Nazionale qua della Costruzione, l'Istituto Rocca, sta certificando questi elementi. Per supposto, lo capisco che ci vuole tutto questo passaggio, ma io non è che ho preteso domani di essere lì, la burocrazia è quella che è, e invece di andare con la TAV andrò con l'asinello a aspettare che la burocrazia mi omologhi questo. Mi dispiace per la gente che deve aspettare, ecco. Ma non è, qui anche c'è tutta una faccenda di infrastruttura. Stiamo cercando in Italia, grazie a te anche, di creare posti di lavoro. Io non ci penso di esportare, io non sono un industriale. Io cerco l'accordo con gli industriali che possono costruire, non voglio un centesimo, basta che salgano fuori al mercato, che rischiano qualche cosa, perché credino. Ecco la cosa che è importante. Purtroppo. Ho paura dell'ignoranza, ho paura che la gente voglia guadagnare immediato. Certo. Hai detto una grande verità. Noi tutti, ed è il motivo per cui è nato questo canale e ci sono così tante persone che sono interattori, perché qui non ci sono spettatori che guardano e ascoltano come degli ebeti il programma televisivo. Qui ci sono tutte persone che ti fanno domande che interagiscono e tutti noi abbiamo molto paura dell'ignoranza, è il motivo per cui ci siamo attivati. Ti faccio una domanda che, anzi, mi fa Luigi Gallo. Invece ritorniamo alla tecnica della costruzione della casa. Ma la casa solare in alluminio, si appoggia sul terreno o si fanno le fondamenta? No, la casa d'alluminio ha la sua struttura, il suo scheletro. Lo scheletro, se lo vuole in alluminio, ci sono dei profili con la resistenza determinata da ingegneri, i quali stanno facendo i calcoli, invece di usare l'acciaio o usare, chiamiamo così, travi di legno, o secondo la sua portata, o i pilastri di cemento armato, effettivamente si può usare in qualunque forma, qualunque tipo di struttura. Se non hanno fede in alluminio, si può mettere l'acciaio. Se non vede l'acciaio, per supposto ben distinto, allontanando il presupposto di non creare dei ponti termici o ponti elettrici da dei distinti metalli. Evidentemente ci sono degli accorgimenti. Ecco, con questi abbiamo 40 anni di prove, di riprove. Praticamente io qua nel mio giardino ho tonnellate di alluminio, che quali li posso Le recuperare. ho viste, le ho viste. Abbiamo approvate. Ad ogni modo possono venire architetti, ingegneri, saranno ben ospiti, che ci dormino a gratis.
potranno poi dire la loro propria. Non dirlo forte perché guarda che qua ti arriva una valanga di gente. Ricordiamo che sei Sì. genovese anche tu, e quindi insomma va bene Vabbè, ma ad invitare la ogni gente. modo, Arriva, se arrivano ma in 100, che cosa fai? allora, il problema è semplicissimo, vanno a dormire sulla spiaggia, gli daremo delle prandine. Ah, guarda, non credo sarebbero neanche tristi di venire a farsi un giro a Ibiza Guarda, io in sarei spiaggia. felicissimo, a poco si possa programmare tutto. Andiamo anche alla luna con la scala, te lo dico io. Allora, qua... Dunque, vai, una vai. determinazione. Sulla, no, il mio web che tu vedi è molto aperto, non c'è niente di segreti. Vedono i profili, vedono tutto e la casa diventa un ibrido. Per supposto, se domani il costruttore vuole lo scheletro d'acciaio, mette l'acciaio, però il perimetro, il tetto può essere determinato dal fatto semplice di mettere i pannelli di questo caso. E se domani viene un terremoto, lo scheletro si piega e il perimetro si piega con lui, ma non ti viene in testa il mattone. Sì, no, ho capito perfettamente, certo. Alla vista di essere al nord o al sud, dipendentemente dalle ore solari, esattamente i muri che attualmente in Italia sono da 30 o 40 centimetri perché c'è il mattone, la camera d'aria, l'isolante e tutto questo, si riducono a 15-20 centimetri e questo 2 centimetri di parete, che è, come dico, scudo, è scudo, vuol dire togliere il calore da un parte o passarlo dall'altro o intercambiare il freddo da un parete all'altro, l'attivo, la casa, le quattro mura, i quattro punti cardinali diventano attivi in un intercambio costante e continuo. Pertanto, se è caldo o se è freddo, si intercambia questo. Per esempio, in Trentino, se c'è la neve, devono salire sul tetto a spalarlo. Col sistema nostro inverte il ciclo, sceglie la neve dal tetto, tanto per dare un'idea, e non ti viene È il quella cosa che mi colpo. avevi spiegato, io la spiego in maniera maccheronica, è come un po' lo sbrinatore nel lunotto posteriore, nel vetro posteriore della macchina, che tu puoi invertire il ciclo e Inverte il scaldi. ciclo, Fantastico. insomma, praticamente è tutto un assieme. Fantastico. È chiaro, adesso qui dentro al mio web vedo un circuito, le case in mattoni, ma non sono mattoni, sono facciate fatte con come si chiama? Una rappresentanza del mattone, perché siamo abituati al mattone, però non sono mattoni, sono delle serigrafie speciali sull'alluminio. Fantastico. Ecco, questa è una parte appunto che incuriosiva molto le persone, dice, ma la casa poi è nuda in alluminio, i fulmini, No, tutte no, no, queste non ce l'ha. cose? Ma se io non faccio lo scheletro fuori, che la gente si resta sorpresa. La casa è la casetta che entra dentro, che poi è una casetta, teoricamente, no? È diversa da un roulotte, è diversa da una casa fabbricata dall'IKEA, molto diversa perché è familiare, perché è stato col gusto, non solo italiano, però col calore umano di una famiglia. Punto A. Che la vede di fuori, sono contento che la vede così. Perché quando vende dentro, almeno si sente dire: oh, la differenza di tutto questo è che non è un container, è una casa che ti risparmia, ti ritorna 1.500 euro all'anno ed ha un'atmosfera agradabile. Ma io non vendo le case, ecco lì il problema. Io controllo gli studi, non è che vada a vendere 1.000 di queste case. Ci Certo. sarà l'architetto che le farà 1.000, io ben felice di collaborare con lui, nei colori, nella forma, nel sistema, nel distribuire, però. Per sapere fare una macchina termodinamica che deve essere un edificio, deve essere studiato nel suo profondo, saperla, ricevere l'energia, le quattro pareti attive, intercambiare tra loro tetto e suolo, ritornare, cioè prendere l'energia del sole, saperla immagazzinare e rendere alla terra di nuovo quello che l'abbiamo rubato fino ad oggi. Adriano, Fabio Poggi, che forse non so se è ingegnere, anche lui comunque un ragazzo che insomma vuol farti una domanda che è un pelo critica, dice: ma lo spessore dei muri è importante per l'inerzia termica, però come si risolve questo problema? Io non so neanche di che cosa si stia parlando, quindi immagino che tu lo possa No, rispondere. lui parla della temperatura fuori interno e la trasmissione da un centimetro a un metro di spessore di muro. Evidentemente c'è un ritardo che il calore o il freddo vengono con una certa determinata velocità. Io ho qua una casa ibizenca che tu la conosci e che ha un muro di 80 centimetri. Io Sì. d'estate ci sto al fresco, ma fino a un certo punto, perché durante il giorno fa da scudo,
poi lentamente il muro si scalda, io la notte dormo per terra perché non so, non c'è freddo, e perché non ho l'apparato condizionatore. Il problema è questo, lo spessore dell'alluminio non arriva a 1,5 cm, però c'è un spessore di isolante omologato da tutti gli stati, compreso in Italia, la quale mi permette di simulare un muro da 1 metro di 2 metri, ridondolo a 10 o 15 centimetri, compreso il mio scudo termico. Quindi questo signore si tolga questi dubbi, nel caso mi dica, io le mando, le scrivo, le do i calcoli e faccia i calcoli. È tanto semplice, la matematica non è un'opinione. Direi che hai risposto. Qualcuno scrive: complimenti, il progetto è fantastico. Un giorno vivremo in macchine termodinamiche, dice Nicola, speriamo. Ecco, Alberto dice una cosa su cui invece non abbiamo ancora in realtà messo l'accento. Queste case, al di là della genialità e del fatto che tu dici ovviamente che non hai inventato nulla, però insomma credo che ci sia molto invece della tua capacità di visione nel futuro, però hanno un altro grande elemento di vantaggio, ovvero al termine, mettiamo che la casa non ci piaccia più, dobbiamo cambiare, ci spostiamo, traslochiamo, può essere smantellata e a questo punto che cosa facciamo della casa smantellata? Quanto dei materiali che compongono la struttura, di questa casa può essere recuperato e riciclato? Sinceramente ti dico questo, la casa che tu hai visto è 1200 kg. Se dovessi vendere la struttura e mandartela a casa tua, te la posso vendere guadagnandoci qualche cosa, se mi permetti, ecco, 10 euro, 11 euro a chilo. 15.000 euro Punto. in Questo totale, quindi una casa di esattamente. 25-28 metri quadrati che pesa Cioè, parlo della struttura, dei muri 1.200. attivi, tutte queste storie qui. Però, a parte il fatto che lui ti restituisce, facciamo invece di 2.000, 1.000 euro all'anno di risparmio energetico, che non è così, eh? Cioè praticamente se spendi 10.000 euro in 10 anni ti ha restituito i soldi della struttura. Però vediamo che tu litighi o cambi di dimora e la casa te la puoi smontare al 90%, perché il 10% sono dei muri interni, l'intonaco, la pittura, la cucina piastrellata o i pavimenti, oppure c'è la jacuzzi, la smonti e recupera anche quello. Recuperi tutta la struttura. Ora, certo, la struttura come si recupera ci vuole modo e forma. Se non la recuperi, la vendi come struttura da riciclare. Direi che boh, mi hai risposto in maniera talmente precisa che qualcuno dice: Giancarlo, persona speciale l'ingegnere Trimboli, è sempre così, i migliori li hanno obbligati a scappare dall'Italia, che pena ragazzi, e invece sei qua con noi comunque, anche se in collegamento da Ibiza, è un po' come essere vicini. Io sono vicino a te perché voglio tanti amici e vorrei poter fare tante cose ben fatte, ma non lo so. Sai, ho fatto 18 mesi di montagna, ecco perché la mia carriera è finita da pilota e i miei sogni, e ho dovuto ricominciare da capo, però a volte ci vorrebbe il mitra. Ti saluto tanto. Senti, qualcuno ci chiede, Adriano, le onde elettromagnetiche come si comportano nei confronti dell'alluminio? A parte che lo ricordo, noi stiamo parlando dello scheletro in alluminio. La casa fuori è completamente intonacata come una casa normale. Voi da fuori non vi rendete conto della differenza. Quindi credo che già questa sia una parziale risposta, però l'ingegnere sicuramente ha più No, credito. no, guarda, alle scariche elettriche dei temporali scarica tutto sottoterra. Non c'ho più problemi praticamente di avere un fulmine in casa che mi viene dal camino, viene scaricato completamente. Tutti lo sanno E benissimo queste come le si onde scarica elettriche, per quelle terra. elettromagnetiche invece, quindi probabilmente le antenne, Elettromagnetiche sono telefonini. vaganti e quelle lì bisogna. Beh, sì, la percezione dentro alle case non abbiamo avuto problemi, funziona perfettamente il telefonino e tutto questo. Ora, bene, negli anni tutte queste onde elettromagnetiche, che pare che ci sia qualcosa nell'aria, io non te lo posso assicurare, però evidentemente non facciamo. L'alluminio si conosce da moltissimi anni perfettamente ed è come si chiama, un metallo nobile. Si può anche cambiare dall'alluminio a mettere altre cose, però per favore non facciamo delle altre invenzioni, ce ne abbiamo già fatte abbastanza.
Direi assolutamente così. Qual è il materiale isolante che consiglia da affiancare al suo schermo esterno? Ci chiede, Dario Stellato. C'è il poliuretano, poi ci sono quei fasci di plastica aluminizzati a bolle d'aria, ci sono tutte. Qui noi abbiamo fatto, lo vedono bene quello che abbiamo fatto e andiamo a vedere. Guarda, qui la casa ha avuto degli stress sia per comportazione, per il vento, abbiamo avuto il vento a 130 km per ora. Mi senti? Sì, Cioè, abbiamo avuto perfettamente. vento a 130 km all'ora, abbiamo avuto quest'inverno temperature a 5 gradi sotto zero per una notte, solo 2 notti. Abbiamo avuto delle temperature di 55 gradi, cioè il corpo nero è arrivato a 72 gradi. Posso mostrare le fotografie, i dati, così. La casa semplicemente lì ferma, né un grado di umidità. Le case sopra che hanno 20 anni, che io ho una centrale elettrica, quando tutti parlano della fotovoltaica, io ho già una centrale elettrica di 27 kilowatt pico che risiede nel momento. Di fotovoltaiche praticamente che ho importato dagli Stati Uniti, la centrale elettrica ha 20 anni già di stress di lavoro, le case dentro tu lo noti, non c'è una ombra di Umidità. Sì, è umidità una di roba. Ecco, questo ci condensazione. tengo a dirlo anche io perché magari sentendo l'ingegnere dice parla dei suoi bambini, delle sue opere. Io sono No, entrato in le queste sono libere. case a schiera, fantastiche, sono delle ville, sono delle casette alte e profonde, quindi in realtà poi in mezzo a un bosco, quindi ho detto mi aspettavo che dopo 20 anni, ho detto chissà quali crepe, eccetera, sono asciutte come se l'aveste appena intonacata per riaffittarla. Sapete quando dovete affittare la casa dopo 8 anni? La fate rinfrescare, la asciugate, arriva il muratore, vi mette un po' di intonaco qua e là, che poi in genere dopo qualche anno con le infiltrazioni fa già le crepe, le bolle, eccetera. Non c'è un filo di umidità dentro a questa casa. E poi tra l'altro ti faccio un'altra domanda, prosegui, poi interrompimi pure. Sono rimasto meravigliato di questo che mi dici, perché meravigliato sono anch'io, perché ho abituato alla mia casa di dare una pittura di bianco, perché ho anch'io le umidità di queste case vicenche. Sono orgogliosissimo perché è una casa antica, bellissima, bellissima teoricamente, perché a me piace tanto, è il mio regno, però evidentemente devo dare la madre pittura. Ora sono andato su, sai che cosa mi è venuto fuori? I Cosa? tarli. L'ho fatta di legno. E mi hanno mangiato, c'è un tarlo che io devo farlo fuori perché praticamente mi sta mangiando tutto così. Adesso, anzi, se c'è qualcuno del Trentino che mi dia qualche consiglio come ammazzare i tarli dei tratti. Ecco, se Ecco, qualcuno tutti di qua voi. abbiamo Senti, in delle case a questo conclusione, tipo. quindi Adriano, ci lasci anche una tua email o un'email della società dove se ci fosse qualcuno di noi in questo momento che avesse voglia di farti delle domande nei prossimi giorni, scriverti, eccetera, perché nel video che abbiamo linkato non avevamo una mail. Se c'è Stefano che ci vuole scrivere in chat, Stefano, se ci sta sentendo, se mi vuoi mettere in chat una mail alla quale voi rispondete, così per informazioni, magari non la tua personale, oppure invece se vuoi la tua personale, mettiamo la Ma tua, poi mi Adriano. possono chiamare anche alle 3 di notte perché a volte sono qua di guardia, quindi stiano tranquilli. Sei di Quasi pure guardia? il A telefono. che cosa sei di guardia alle 3 di notte? E tu lo sai quello che mi succede ogni tanto. Lo so, lo so, lo so, lo Lo so, so. lo so. Purtroppo è così, però sono contento da una parte, serve qualche cosa. Dai un abbraccio a Peppe, che ho una voglia che mi faccio prendere un po' in giro da lui. Guarda, io questo video glielo farò vedere senz'altro. Tra l'altro, fra pochi minuti lo incontro e quindi. Dille che io sono stato vicino a casa sua a Sant'Ilario, alla centrale solare che c'era per specchi con il professor Francia, ci ho lavorato. Ah, ok. Ma no, gliel'ho detto del professor Francia, ne abbiamo parlato, gliel'ho detto. Una grande persona, è stato quello che mi ha iniziato a questo Ah, corso. sì, è stato proprio lui, Sì. in effetti. Eh beh sì, il vermetto me l'ha messo nell'orecchio. Allora, io lo dico a Guarda. tutti, in sottopancia, sotto a Ingegner Trimboli, la casa solare in alluminio, c'è un'email che vedete trimboli@hotmail.es, che sta per Spagna, perché ricordiamoci che Adriano vive felicemente in Ibiza dal fine degli anni 60, 68, 60. 60 anni, sono 60, boh, non mi ricordo più. Non me l'hanno buttato fuori, vuol dire che qualcosa sono servito. Tienimi un lettino nella casa di alluminio fuori che sto insieme a Billy e vengo presto a A trovarti. proposito, Billy, sai cosa succede? Che domenica abbiamo frittura di uova. Urca, cosa ha fatto? Ha mangiato una gallina. La fa
No, gliel'abbiamo tagliate. Aiaiaia, poverino, no, è stato castrato. Non ci raccontare queste cose in Non c'è diretta, huevo. meschino. Mi hanno cortato lo suevo, non è colpa. Sì, perché non avevo colto in spagnolo, huevos sono le balle, ecco, quella roba lì non mi veniva in mente. Vieni giù presto, vai, togli di qui, ce la passiamo un po' a bomba, vieni, Vengo vai. presto perché lo sai che sto bene a bomba lì. Allora, io vorrei che se c'è qualche altra domanda di qualcuno di voi in chat, la faccia in questo momento, parli adesso o mai più, perché Boh, lasciamo. no, parli anche dopo domani, non metterci a quel problema No, lì, perché dai. stiamo chiudendo la diretta, adesso poi devo andare a incontrarmi con Beppe, quindi mi stacco. E tanto Ti abbiamo fatto una ringrazio bella tanto. chiacchierata. Ma no, grazie a Saluti te. Grazie a te. a tutti i grillini, va. A tutti, guarda, neanche i grillini, sono italiani che Sai hanno che voglia cosa ho di riprendersi un po' di dignità. scoperto? Scusa, Cosa, ho Adriano? scoperto che mio figlio è un grilletto. Ah sì? Tuo figlio. Sì, è un grillito, è un geologo grillino. Tra l'altro, tuo figlio è un geologo con cui avete fatto anche degli studi. E poi, magari nella prossima intervista, perché voglio intervistarti ancora. Magari se c'hai voglia, una volta ogni 15 giorni ci facciamo una chiacchierata per Mi non fa perdere piacere questo. l'abitudine. E con No, tuo ci figlio avete fatto uno studio anche su quale fosse il tipo di pietra, di Zoliti. materiale, eccetera, che. Diciamo il rapporto qualità-prezzo desse il massimo dell'efficienza. Poi tu Ghiaccio. hai optato per la pietra vulcanica, ma poi ci sono anche altre possibilità. Il Diciamo che la pietra risultato vulcanica si sono trova con pochi le soldi, questo mi hai spiegato. zeoliti anche, un sacco di cose, le zeoliti, un casino di roba, senza dubbio. Senti, grazie tanto, ti saluto mia moglie qua vicino, ti mando un bacio. Ciao, bello! Ciao Nanda, un abbraccio alla moglie meravigliosa di Adriano. Ciao. Qua Ti da Tec ringrazio c'è tanto. uno, c'è un utente, Adriano, che si chiama Tecno Tiguglio e dice: Anche noi dovremmo dare una man de pittura in ta casa, complimenti, ha scritto in genovese. Ringrazio molto, tanto, tanto, tantissimo. Qua un articolo che era uscito tanti anni fa, ma mi chiamavano il Cristobal dell'energia. Urca, urca. Sì, te lo farò vedere. Sono con mano vestito da quell'epoca. Come Cristoforo Colombo con una palla in mano, ma non so quale tipo di palla era. Senti qua, Ciao. qualcuno dice per ammazzare i tarli acqua e aceto oppure un metodo infallibile mettere le repliche dei discorsi di Berlusconi a tutta manetta e lì vedrai che muoiono tutti i tarli. Ho provato a metterci il disco del suo ultimo discorso, però non so, mi è venuto giù la trave. Ti capisco, ma non avranno neanche capito perché sono tarli spagnoli, quindi insomma lì parlano il catalano. Ci voleva traduttore, ci voleva traduttore, però lo tengono di conto. Un abbraccio forte, grazie, bocca al lupo a tutti, ragazzi. Sei una grande stella, Adriano. Grazie mille per le qualità Grazie. umane, oltre che quelle da ingegnere che abbiamo già assaggiato. Ci sentiamo presto e una Ciao, carezza a Nanda. mia moglie arriva presto. Aspetta, te la passo un momento, vieni qua con l'orecchio. Hola, hola, Hola. Nanda, che tal? Tutto bene? Todo bien, quando viene un poco qui? Ah, vengo pronto, Parla tu realmente italiano, Nanda. pronto. Vieni, vieni che ti aspettiamo, Un ci facciamo una bella grande festa. festa! Un abbraccio molto Facciamo grande. una bella festa e andiamo a mangiare fuori. A tutti i tuoi colleghi della televisione, siete invitati. Bene, veniamo tutti a Ibiza. Un un abbraccio, abbraccio Adriano. forte, grazie, Grazie grazie. mille, grazie mille all'ingegnere Adriano Trimboli. Noi ritorniamo in diretta al nostro quartier generale di Milano. Se volete, prendete nota. trimboli@hotmail.es è esattamente ciò che vi serve per scrivere direttamente all'ingegnere Trimboli, chiedere qualsiasi cosa riguardo appunto alla casa solare o semplicemente anche chiedergli magari come si sta a Ibiza, magari in una casa di alluminio assolutamente in grado di produrre tutta l'energia che non pagherete più nelle vostre bollette. Allora ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra 3 minuti in diretta da Milano.